per sua natura nasce come viaggiatore. Il primo viaggio l'hanno compiuto Adamo ed Eva dal nulla verso l'esistenza, seguito dal viaggio iniziato dal paradiso e finito sulla terra, luogo in cui l'uomo diventa vicario di Dio. Il cammino dell'umanità sulla terra prosegue con il profeta Noè sull'arca della salvezza. Con il viaggio miracoloso di Giona nel ventre della balena, seguito dai passi dell'amico di Dio Abramo che portò con sé il messaggio divino dalla Mesopotamia all'Egitto, poi verso la Mecca accompagnato da sua moglie Hagar e il suo primogenito Ismaele, ed infine il suo muoversi da e verso la città della pace, Gerusalemme. Il sublime Corano si riferisce alla dimensione del viaggio nel capitolo Quraysh, quando fa accenno alle spedizioni commerciali che collegavano la Mecca, incrocio commerciale importante della penisola arabica, al Medio Oriente e allo Yemen. Nel capitolo della caverna, Allah ci illustra l'esempio di Mosè che parte alla ricerca del sapere. Il viaggio nella storia dell'Islam è anche sinonimo di incontro con la diversità. Può essere motivato dalla ricerca della giustizia e della libertà religiosa. Questo era evidente nella prima Hijra, quella in Abissinia. Il viaggio verso il centro del monoteismo e della spiritualità si ripropone ogni anno con il quinto pilastro dell'Islam, il pellegrinaggio. Si tratta di un rito religioso radicato nella storia dell'umanità sin dal profeta Abramo, pace su di lui. Con l'arrivo dell'Islam è diventato un obbligo religioso per ogni musulmano da compiere una volta nella vita, se si è in possesso di buone condizioni fisiche ed economiche necessarie. Il pellegrinaggio non è un semplice atto rituale finalizzato alla sola purificazione dai peccati, ma rappresenta un ritorno alla fonte, al divino. Con l'occasione il fedele si spoglia da ogni veste materiale e si copre di umiltà e di devozione davanti al suo Signore. Ogni fedele vive questo evento spirituale unico nella sua dimensione comunitaria assieme a milioni di fedeli riuniti per lo stesso motivo. Con questo rito il pellegrino viaggia con il corpo e con lo spirito, riponendo la sua fiducia in Allah il generoso e l'amorevole, per nutrire la fede in Lui attraverso l'incontro con fratelli e sorelle di diverse lingue, etnie e colori giunti nella casa di Dio da diversi paesi.